Buonasera, torniamo in diretta come ogni mercoledì insieme al nostro Fulvio Massini. Attendiamo qualche istante che arrivino un po' i nostri follower, ormai ci siamo. Riccardo è colui che per primo si è collegato, Alberto e poi vedo anche tanta espressione, come Eladia, come tutti i nostri amici che in questo momento ci stanno seguendo. Ciao Silvia, ciao Lorenzo. Ciao Katia, Giampiera e Susan, pronte entrambe ci sono. Tra breve arriverà anche Fulvio Massini perché stasera dobbiamo parlare di pista. Pista questa a volte sconosciuta, a volte questo luogo per percorrere che emoziona, emoziona. Come lo ha fatto, soprattutto nelle ultime Olimpiadi con i nostri atleti italiani che si sono ben comportati. Buonasera a Grazia, buonasera a zio Eugenio, buonasera a Fulvio Massini che arriva come Ciao, buonasera. puntualissimo, come un orologio svizzero. Anzi, scusate il ritardo perché stasera è colpa mia se siamo arrivati qualche minuto lunghi più del solito. Facciamo accomodare. Aspettate, eh. Un assesto, Ti ovvio. assesta, Vai. mette gli occhiali così ti Siamo vede pronti. meglio e Sì, poi se no, se no mi immagino. bene, caro Fulvio. Allora, stasera abbiamo un argomento molto Ciao a tutti. interessante. Sì, speriamo. Il colore classico è sempre un rosso mattone anziché un rosso come il tuo cuore, però è sempre ora non Sì. È più, ora sta andando molto di moda l'azzurro, sta andando su. un anno molto, sono anche bellini, eh. Sinceramente, l'ho vista anche di due colori. Io nella So mia senza far guardata, caso. ormai finita dal 2004, è gialla e rossa, che era la Sì, specie giallo. fatta. Giallo e rossa. Sì, gialla e rossa si vedono abbastanza, dai, quelle gialle e Ora, negli ultimi tempi si vede molto l'azzurro, molto il blu, il colore rosse. Sì, l'azzurro sta della tua andando molto felpa. di moda. Eh? Il Sì, colore esatto. della tua felpa, il colore di tante Sì. felpe. Caro Fulvio, Molto, molto allora, bello. intanto prima di partire faccio un annuncio. Dalla prossima settimana facciamo un trasloco io e te. Ci Ah, sì? trasferiamo, ci trasferiamo, non occorre portare via niente, occorre solamente dare l'indirizzo ai nostri amici. Lo metto anche sopra impressione. Dalla prossima settimana ci spostiamo da runners.it a live.runners, che è un altro nostro account dove facciamo solo dirette e quindi avete modo. Intanto lo annunciamo, poi io ve lo metto in sovraimpressione, così ci potete seguire sull'altro account. Anzi, se non avete messo un segui, iniziate a metterlo così la prossima settimana Sì, arriva la infatti ho notifica. visto prima mentre ti cercavo è apparso questo live.rande. Runners, sì, è ormai un account che è già abbastanza, come dire, frequentato e i nostri amici già in tanti lo conoscono e quindi ci sarà modo comunque di creare, di dividere soprattutto i nostri spazi. E in questo caso diamo uno spazio quasi esclusivo per le dirette. Ottimo, ottimo, molto bene. Bene, Fulvio, e allora io qua sono pronto. Mi prendo anche i miei appunti che ho qua. Stiamo parlando di questa pista. Parli con Sì, uno che. stasera dimmi. No, dico, stai parlando con uno, ricordati che arriva dalla pista e quindi diciamo per certe cose il primo amore è stato quello e quindi che dire, non si può rimpiangere quello che è stato fatto in gioventù, No, cominciato a infatti correre. parleremo un po' della pista un po' a 360 gradi, dai, cominciando proprio a dire quanto è lunga la pista, Quanto è lunga questa pista? perché non è così scontato, che a me mi arriva gente, a parte mi sono arrivati anche quando facevo l'insegnante all'ISEF, gli studenti dell'ISEF alla domanda, all'esame, ma quanto è lunga la pista? Qualcuno si è trovato E poi, molto in imbarazzo. attenzione, perché essendo una pista, essendo avendo le curve, quanto è lunga dove? Alla corda o ai bordi? Perché Infatti, effettivamente questi cambia. saranno uno degli argomenti che ne parleremo. No, davvero, io ora l'ho messa sul ridere, ma in realtà la gente a volte viene al nostro campo degli assi dove facciamo testa, arriva dentro, ma quanto è lunga la pista? Non è una cosa che sanno tutti.
Non è soprattutto scontata. anche gente che corre, gente podisti, per cui tanto E la pista è lunga 400 metri. tra l'altro, Fulvio, aggiungo che la pista l'hai detto adesso, la pista è 400 metri, quindi lo ribadiamo, ma ricordo che qualche annetto fa, quando fu ristrutturato diversi anni fa lo stadio di Firenze, la pista, il buon Arc, che probabilmente non era un uomo dell'atletica leggera, l'aveva fatta di 500 metri. Eh sì, si sa anche questo perché appunto quando si parla la previa, e quindi la pista è lunga 400 metri. No, altra domanda, altro argomento che voglio introdurre è di cosa è fatta la pista? Perché anche questo qui, vabbè, Questo è importante. sia te che me abbiamo iniziato con le famose piste di terra battuta, Eh no? sì. Di tennis politica, cosiddetta, praticamente era fatta con gli stessi impianti, con gli stessi materiali con i quali venivano fatti sostanzialmente i campi da Le campi tennis, da tennis. qualcosa di molto simile. Poi veramente c'è stata, sono tantissimi anni, c'è stata una grande evoluzione e oggi si parla sostanzialmente di tartan, che poi anche il tartan, che è una forma di gomma sintetica, ha avuto la sua evoluzione fino ad arrivare a questo famoso Rubicor, che poi ogni anno le ditte lo fanno sempre. Lo aggiornano sempre, tant'è vero le piste di oggi non sono certamente come le piste di 30 o 40 anni fa. No. Oggi i materiali sono molto più performanti, capito? E addirittura da pista a pista, a seconda della ditta che lo fa, ci possono essere delle differenze. A proposito, cosa ha fatto Jacobs stasera parlando di pista? Lo sai? Cosa ha fatto? Qualche Scusami. cosa? Jacobs, Jacobs no, stasera. mi sono perso, però mentre chiacchieri, Fulvio, posso andare a controllare Eh sì, perché perché sono. stasera faceva l'esordio in Polonia, mi sembra. Andiamo a vedere, guarda, sono qua, guardo in alto perché c'è lo schermo del computer e quindi mentre tu chiacchieri sulla pista, sulla Si va lunghezza, sul avanti, sì. E materiale della pista, in questo caso. quindi, qual è la caratteristica del materiale della pista? È quella di essere un materiale elastico, e quindi, essendo un materiale elastico, quando spingi in terra ti dà più risposta elastica. E quindi, sostanzialmente, a cosa serve a noi runners? La pista serve per andare più forte. Bene, questo è un po' il motivo per il quale anche gli atleti di alto livello ci risulta che usano una volta a settimana, almeno leggevo prima di Kipchoge, usano la pista. Si tratta di vedere se a noi runners comuni, corridori su strada ormai, oppure corridori di trail running, come sta andando sempre più di moda ora, correre in pista sia così necessario e così utile. Bene, e quali sono le precauzioni per poter cominciare a correre in pista? Bene, in modo che il lavoro in pista sia effettivamente un tipo di allenamento che sia efficace e soprattutto che sia un tipo di allenamento che ci permetta di migliorare la performance senza farci del male, perché attenzione, l'abbiamo parlato volte scorse, quando si comincia a cambiare terreno e si esce dalla nostra cara amica asfalto, va bene, bah, non tutte le superfici sono così utili. Sicuramente uno che non corre mai in pista e comincia ad andare in pista e fa subito 5 volte 1000 in pista senza averci mai corso, e magari si mette anche le scarpe rodate, perché molti credono che correre in pista, anche per noi runners, bisogna correre con le scarpe rodate, se dopo esce fuori una tendinite, ma Diciamo, dovrebbe dire mia colpa. Bene, allora io prima di andare, prima di procedere, dico prima di tutto qual è la mia opinione. A noi runners, che si corre prevalentemente, noi runners amatori chiaramente, che si corre su asfalto, noi non dovremmo correre in pista. Questa è la cosa che io affermo proprio con la massima serenità. Che dopo ci sia la voglia, la necessità di provare una volta a settimana, sicuramente con frequenza costante, non una volta in mese, qualche allenamento in pista può essere una cosa divertente, stimolante, che ti permette di concentrarti di più sull'allenamento, perché quando corri in pista inevitabilmente corri soltanto, pensi soltanto a correre in pista, non pensi a guardare il panorama, no?
Ed anche una cosa, visto che molti di noi, che ora guardiamo il caso io e te, che siamo casi particolari, ma molti di coloro che corrono a piedi sono in qualche modo appassionati di atletica, correre in pista è sempre una bella emozione. Bene? Quindi la prima cosa vorrei dire, io non sono d'accordo per correre in pista, ma se proprio uno vuole correre in pista, lo faccia in gradualità. Cioè, si organizzi in modo che una volta a settimana vada a correre in pista. Cosa bisogna fare prima di correre in pista? Bisogna fare in modo che i nostri muscoletti, soprattutto delle gambe, si adattino a correre in pista, cioè diventano sostanzialmente più elastici. Perché? Perché la pista comunque tende a togliere, la pista esalta il suo potere di elasticità. Ma se uno è abituato sempre a correre sullo sterrato, oppure sull'asfalto, l'elasticità non è che ce n'abbia proprio tantissima, e quindi bisogna creare delle situazioni per cui i nostri muscoli, attraverso la ginnastica eccentrica, attraverso gli esercizi di impulso, attraverso i salti con la corda, i nostri piedini possano essere adatti a correre in pista. Queste sono un pochino le norme principali. Poi abbiamo tante altre cose da dire. Io mi fermo un attimo e aspetto i nostri amici come da tradizione ci facciano un po' di domande. Ci sono già le domande. Intanto Fulvio, vado un attimo a Liévin, siamo in Francia, in Polonia la settimana scorsa, Colonia, settimana scorsa. con Marcel Jacobs che ha fatto il secondo in finale con 6,57, rimontato da un keniano. Un keniano che sui 100 metri non è facile. È abbastanza Omanyala si strano anche. chiama il keniano, che ha fatto 6,53, quindi un secondo posto per Marcel. E c'è un'altra notizia interessante, caro Fulvio, che apprendo dalla Gazzetta dello Sport, quindi non vi dico anche da dove arriva, un record che ci riguarda da vicino, perché siamo a Firenze in modo particolare, siamo sempre a Lievin, però la persona che l'atleta è Claudio Stecchi, che ha fatto 5,82 nell'asta, che equivale al record italiano ottenuto da Gibilisco, e quindi l'ha eguagliato il suo Bene. allenatore, tra l'altro. Claudio Stecchi, figlio di Gianni Stecchi, grande campione italiano, nonché consigliere dell'Asse Giglio Rosso, insomma, un grandissimo personaggio. Lui è l'erede naturale, gente che viene da Greve, gente molto brave persone, grandi atleti tutte e due. Grandi Se atleti, vedi padre. Gianni Stecchi ora, c'ho sempre un fisico come c'aveva Sì, 40 anni fa. no, non è tanto Davvero. che l'ho Perfetto. incontrato. Bene, 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 caro Fulvio. E Bene. allora andiamo da Alex Muretti, che ci dice: il test di soglia anaerobica è meglio farlo in pista o sull'asfalto? E quanto attendibile risulta se fatto col test Garmin? Il test di soglia anaerobica, allora, secondo me, se lo fa con il Garmin è meglio farlo sulla strada. Bene. Considerando, perché quando te metti il Garmin sulla pista ci dà sempre una certa differenza di misura, no? In realtà sono 3-4 metri a ogni giro. Per cui noi ultimamente lo stiamo facendo su strada quasi sempre. Si consiglia di test, io mi riferisco al test di Conconi, per tantissimi anni, cioè fino a un anno fa, abbiamo fatto in pista, però usavano gli altri sistemi. Oggi con il Garmin è più comodo. Se invece di essere 100 metri o 200 metri sono 197 o 97, sinceramente, ai fini poi del risultato del test cambia poco, capito? Questa è un po' la differenza. Io, se per test della soglia anaerobica si riferisce al test di Conconi, se si riferisce al test di lattato, io sono dell'avviso invece che deve essere fatto in pista, perché è un test che richiede una maggior precisione, e consiglio di farlo in pista o con la funzione corsa in pista che ci sono sui Garmin, perché oggi ce l'abbiamo sui Garmin, che può essere anche fatto il test di Conconi o la funzione corsa in pista del Garmin, sia chiaro,
Ecco, questa funzione, che forse molti non conoscono, è una funzione che secondo me dovrebbe essere usata più spesso, perché questa effettivamente ti dà proprio la precisione della distanza. A me mi capita di provarlo frequentemente, e vi posso dire che questo è un ottimo sistema. Chiaramente, se uno corre in pista, con la funzione corsa in pista, è preferibile farlo in pista. Il test di soglia anaerobica, che sia test del lattato, test del lattato in tutti i modi, oppure anche il test di Hormone. Questa è la mia opinione, la mia idea. Se uno invece ha il classico test Garmin normale, non c'è la funzione corsa in pista, allora è meglio su strada. Se c'è un rettilineo lungo per la distanza che vuoi fare il test, che può essere 1600 o 2000 metri, va bene, oppure può fare anche e viene comunque molto attendibile se tu fai, per esempio, 1000 metri a andare e 1000 metri a tornare. C'è quell'attimo in cui perdi qualche secondo, il momento in cui torni indietro, però dopo è impercettibile quello che tu perdi, per cui questa è un po' l'idea. Bene, bene, bene. Caro Fulvio Emi Muzzi, che salutiamo, che ci segue sempre, ci dice, anzi, ci dice, fa da apripista per ritornare al tema, a un argomento, a una domanda che tra poco sarebbe comunque saltata fuori. Buonasera, quali allenamenti sono consigliati in pista? Ecco, questa è una bellissima domanda. Sì, bisogna fare, secondo me, in pista bisogna fare degli allenamenti non lunghi, capito? Bisogna cercare di fare degli allenamenti piuttosto brevi, le famose ripetute brevi. Secondo me si prestano bene tutto quello che sono le piramidi, sia ascendenti che discendenti, o comunque lo sali, scendi, sali, o lo scendi, sali, scendi. Secondo me, per ottimizzare un lavoro in pista, bisognerebbe non superare i 2000 metri di prova ripetuta. Dici, 3000 metri da fare in pista, se non devi fare 3000 metri in pista, è tanta roba. Capito? Gli ideali sono, per esempio, fare 200, 400, 600, 800, 1000, poi 1000, 800, 600, 400, 200, oppure altri tipi di questo, altri allenamenti di questo tipo, no? 600, 600, 800, 1000, 1200, oppure addirittura iniziando ancora da meno, 1000, 100, 200, 400, 600, allenamenti di questi tipi. Oppure, che ti posso dire, 3 volte 1500, fare 500, le ripetute di 500, le ripetute di 400, di 600. Detto, massimo secondo me fino a 2000 metri. Oltre 2000 metri sinceramente non ci andrei, perché già fare 4 volte i 2000, che sono 8 km, è già un lavoro. Qual è il problema della corsa in pista, al di là del discorso dell'elasticità? È che devi girare sempre nello stesso senso. E questo può creare qualche piccolo problema. Ecco perché, fra le domande che ti avevo mandato, e quindi lo svegliamo subito, quale potrebbe essere un trucco? Un trucco che è applicabile laddove in pista non c'è nessuno, perché se ci sono altre persone che corrono in pista e non la pensano come te, oppure sai, se c'è una persona o due, ancora, ma se ci sono altre persone può diventare un casino, possono nascere degli scontri. Sì. E cercare di fare una prova girando in senso normale della pista, che è il senso antiorario, e una prova in senso orario. Però Capito? devi essere praticamente da solo in questo caso. Deve essere praticamente da solo. Questo però ti permette di equilibrare un pochino l'impegno dei tendini e dei muscoli. Perché? Perché girando in senso antiorario, la parte sinistra è sempre più messa sotto stress, quando, non chiaramente in rettilineo, ma quando si corre in curva. E Eh sì, perché quando comunque uno quella. fa una prova veloce o relativamente veloce, questo l'avverte meno. Ma quando uno comincia a stare lì sulle gambe per un po' di tempo, questo allora può creare dei problemi. Comincia a essere più pressata. Eh Bene, sì, comincia ad bene. essere più pensato. È un trucco, Fulvio. Ogni tanto capita in questo periodo di essere. Se vai a volte allora a orari, diciamo, poco consoni, ti capita di essere solo e quindi Sì, puoi o la sera scappare. tardi, o a volte, poi dipende, sai, rispetto anche all'ora di pranzo, per qualcuno può essere, dipende un po' dall'organizzazione. La mattina, a metà mattina, che in genere non c'è quasi mai nessuno, Riesci a perché c'è il farlo. vitto della.
la gente c'ha il vizio di lavorare e quindi Brutta cosa. questo può succedere. Comunque un avampista deve fare gli allenamenti, se vede c'è la possibilità lo fa al contrario. Caro Fulvio, grazie a Vitillo, che salutiamo ancora una volta, ci dice Grazia che ha fatto, questa sera è andata a fare 6 per 1000, ma questo non è, diciamo, un problema, in pista li ha fatti, e ha visto un runner che correva con scarpe in carbonio di una famosa marca, che mi immagino sarà quella con il baffo. Cosa ne pensate? Ma senti, se un runner che corre in pista con le scarpe di carbonio deve essere un runner molto forte. Perché, come abbiamo detto altre volte, le scarpe in carbonio aumentano la risposta elastica, no? Se noi a questo discorso della risposta elastica ci aggiungiamo anche la risposta elastica della pista, se uno non è abituato e soprattutto se uno non corre bene, difficilmente esce dalla pista, senza dolori. Capito? E soprattutto difficilmente, poi può succedere di tutto, per l'amor di Dio, esce senza problemi ai piedi nei giorni successivi. Se però è un runners come noi, che viaggia, diciamo, come la maggior parte di noi runner, io sinceramente, se l'ha fatto questa volta, in futuro lo sconsiglio di correre con le scarpe di carbonio in pista, proprio per questo motivo. Ricordiamo che alcune di queste scarpe, tra l'altro, bu buona parte di queste scarpe sono vietate nelle gare, quindi non si può correre in pista con Eh sì, un non elenco si è di queste fatto per noi. scarpe, Ma che non infatti, già che stavamo a parlare di scarpe, era uno dell'argomento. Ma aspettiamoci qualche domanda, poi ci ritorniamo, dai. Perché è. No, vai bisogna pure, parlare di perché scarpe. ho una cosa No, curiosa di sempre di Grazia. la scarpa consigliata, la scarpa consigliata per correre in pista. Quale può essere la scarpa Quale può consigliata per essere? correre in pista? Può essere una scarpa molto ammortizzata come quelle che stanno andando ora, oppure una scarpa poco ammortizzata, oppure una vecchia scarpa che non si usa da un po' di tempo e che ha perso molta della sua ammortizzazione. Io La sarei domanda per la è. scarpa poco ammortizzata, andrei sul sicuro, però. Esatto. Io sarei proprio quella scarpa poco ammortizzata, perché la scarpa molto ammortizzata non fa altro che darti una risposta. Che soprattutto sui tendini d'Achille, non è che i tendini d'Achille hanno questa grandissima risposta elastica, se non sono adattati adeguatamente, siano così contenti. Eh sì, c'è Capito? una doppia risposta elastica, una tra dalla scarpa e un'altra dalla Sì, pizza. una tra la scarpa e una tra la pista, per cui aumenta il suo discorso. Altro tema dibattuto in proposito di scarpe, quando si corre in pista, scarpe rodata sì. O scarpa chiodata, no? Questo è un altro tipo di problema. Allora, io ho qui un dato di un'indagine che ha fatto Runner's World, in cui la gente, giustamente, secondo me, preferisce non usare le scarpe chiodate per correre in pista. Perché? Perché la scarpa chiodata ti richiede anche lì un approccio tecnico, va bene, e un certo tipo di elasticità che noi runners da corsa su strada non abbiamo. Quindi se ti metti la scarpa chiodata senza essere adattato, soprattutto senza avere i muscoli, i tendini preparati, anche lì non è che ti faccia troppo bene ai muscoli dei piedi, ai muscoli dei tendini, soprattutto se uno volesse correre sulle scarpe con le scarpe rodate, deve lavorare sì sui tendini, sui polpacci, ma anche e soprattutto sui muscoli dei piedi, perché come te sai benissimo che la corsa in pista i piedi lavorano molto di più con le scarpe rodate che non con le Eh sì. scarpe normali. Quindi dei muscoli che noi non prendiamo mai in considerazione in genere sono proprio i muscoli dell'arco plantare. Perché l'arco per noi podisti paradossalmente alleniamo tutto fuori i piedi. E È quindi vero, perché là è una invece scarperotti. bisogna allenare proprio i muscoli dei piedi con degli esercizi semplicissimi, però bisogna allenarli questi muscoli dei piedi, perché se uno si va a mettere le scarpe chiodate estremizzando la situazione, si può trovare con delle loretti, si può Eh trovare con dei piccoli problemi che noi facciamo di tutto per cercare di
di abitare. Una bella periostite, caro Fulvio, era quella che uno trovava. Sì, le periostite, ma secondo me quando si fa queste cose c'è anche un'altra bestia nera per noi podisti, che è la fascite plantare. La fascite plantare anche. Guardate, che la fascite plantare quando si cambia scarpe, quando si passa da delle scarpe che comunque ti portano a una situazione di esaltazione delle componenti elastiche e non sei adattato a questo tipo di discorso, quando entra la fascite plantare, dopo togliersela è una bella rogna perché è uno degli infortuni più difficili da curare, da venirne fuori. Eh sì. Però con la prevenzione e il buon senso si può cercare di non prendere la fascita plantare perché non è obbligatorio, uno corre in pista e inevitabilmente venga la fascita plantare. Basta se prepari prima e usi, nel nostro caso, delle scarpe adatte. Se anche un runner, se però va a 3 al chilometro, chiaramente si presuppone che se va a 3 al chilometro si è abituato a certi ritmi e a certi tipi di situazioni di esaltazione delle componenti elastiche. Allora per lui va tutto bene, ma per noi se va a 5,30 sia a chilometro, semplicemente a 5 chilometro, andiamoci molto calmi. Calmi, calmi, calmi. Bene, bene, caro Fulvio. Intanto mi si scappava un sorriso perché grazie a Vitillo prima che ci ha detto che aveva visto il runner che faceva le ripetute con le scarpe in carbonio in pista. Si dice, questa prova di girare al contrario, quella che dicevi prima, il tuo trucchetto, l'ho fatta Ah, inconsapevolmente. brava. E per un podista penso che sia una cosa abbastanza. Ora mi raccomando, se qualcuno vi sgrida andando contro tempista, ditegli pure ci ha detto Fulvio, Poi c'è problema, tanto le responsabilità la piglio io. sanno dove va in via Beato Angelico, sì, sanno. Fra Giovanni, fra Giovanni, Fra Giovanni, fra Giovanni Nanni, ricordati, fra Giovanni, no? uomo. Non Beato. Fra Giovanni, non San Giovanni. Forse credo sia anche Beato, perché Beh, da qualche parte sì, dovrebbe essere c'è scritto fra Beato. Beato Angelico, dovrebbe essere. Fra Giovanni, insomma, so che si chiamava Giovanni, fra l'altro era di Fiesole, per cui Ah, era un mio. un tuo compaesano. Attenzione che abbiamo bloccato Fulvio, si è fermato. Eccolo qua, Fulvio, ti abbiamo perso per un attimo. Sì, sei sparito, eri Eccoci sparito. qua, adesso sei tornato, Ecco. perfetto. Sì. Bene, allora, ecco, Era grazie, andata a attento. fare una ripetuta in pista. Con le scarpe che date o senza? No, no, guarda con che scarpe, guarda con che scarpe, vi faccio vedere perché queste sono scarpe storiche. Guardate con che scarpe che corro. Queste sono le mie. C'è scritto chiaramente sono Questo pure sai impostante. che mi sembrano calde, mi farebbero comodo pure a me, che ho sempre Hanno detto questo pregio che sono calde, le uso io. qui a casa e quando faccio lezione in palestra, perché in palestra invece di stare scalzo preferisco, cioè la mia moglie mi guarda. Comunque c'è scritto sono stanco. Bene, mi fa piacere. Senti, caro Fulvio, un drop zero, mi immagino queste Sì, scarpe. sotto zero, Sotto zero. sotto zero. Senti, sempre la grazia si dice sempre. Quindi non è del tutto sbagliato utilizzare queste scarpe. Sto parlando sempre del carbonio. Cioè, carissima, dipende da chi le usa. Il discorso delle scarpe del carbonio. Guarda, tra l'altro mi è capitato di leggere un altro bellissimo articolo ieri sera. La scarpa in carbonio è una scarpa che, se saputa guidare, dà ottimi risultati e non crea infortuni. Se uno ha 18 anni e prende la macchina e comincia a guidare senza che nessuno gli dica come si fa a guidare la macchina, può darsi che ci abbia un incidente. Non è detto, ma può darsi. Se uno si mette le scarpe rodate, che pure va piano, e non sa come usarle, non si prepara, non fa la scuola guida per le scarpe rodate, se dopo gli viene un problemino, può succedere. Non è detto, ma non è obbligatorio, ma può succedere. Allora, la scarpa ferrata è fatta per atleti di alto livello. Va bene, che fanno di professione o quasi, che le usano molto spesso, ma soprattutto fanno tanta preparazione, capito?
La maggior parte dei nepotisti la preparazione facciamo. Sicuramente no, la preparazione ti permette di Allenamento. allenamento, capito? No, andiamo a correre e via. Nonostante le prediche che vi faccio tutte le sere, tutti i mercoledì sera, questa cosa la maggior parte di noi si va a prendere e va a correre. Vabbè, non si mette a prepararsi, non fa un discorso di adattamento alla scarpa con la piastra di carbonio graduale. Bene, prende, va e corre. No, non bisogna abituarsi, non uscire fuori per 3 km, poi 3,5, estremizzando, poi 4 km e via di seguito a questa maniera. Poi piano piano si adattano i muscoli, si adatta i muscoli dell'arco plantare, si adattano i polpacci, i tendini, si fanno gli esercizi e dopo piano piano si può anche correre. Se si corre però abbastanza veloci, perché se si corre piano, comunque se corri piano quando il tempo d'appoggio è elevato, il rischio di infortunio c'è, capito? Bisogna Capito. andare forte. Su questo tutta la letteratura più o meno scientifica che c'è in giro sono tutti d'accordo. Non ce n'è uno che dica che le scarpe con le piastre di carbonio sono adatte a chi corre a 6 km o anche semplicemente a 5 km. Oh. Capito? Su questo Beh, su questo non ci non c'è piove, dubbio. non ci sono dubbi. Bene, il nostro amico Tony Susino da Pozzallo. Tony, che tempo fa a Pozzallo? Quanti gradi ci sono Pozzallo in Sicilia. nella bellissima Sicilia? Ci dice, per allenare una buona tecnica di corsa, pista o asfalto? Asfalto. Asfalto senza dubbio. Asfalto senza dubbio perché l'abbiamo detto prima, no? La risposta elastica della pista è diversa rispetto all'asfalto. Che se chiaramente il tuo obiettivo è quello di correre prevalentemente sull'asfalto. Se te devi correre in pista, allora va bene anche che tu faccia degli allenamenti di tecnica di corsa in pista. Però, visto la maggior parte di noi corre su strada, sicuramente asfalto. Su Asfalto, questo non c'è dubbio. diciamo il prodotto che poi sarà l'effetto della gara, o comunque Esatto, poi ti ho detto, cambia anche da tipo di pista e pista. Ci sono delle piste, se a Firenze noi guardiamo due piste, questa del Ridolfi, o meglio dell'ASICS Firenze, no, non più ASICS, del gruppo sportivo Firenze Marathon, l'ex campo militare, e guardiamo il campo degli assi, sono due piste completamente differenti. Estremamente più elastica quella di Campo di Marte, ex campo militare, dove si allenano gli atleti della Firenze l'etica Marathon, Firenze Marathon. esatto, estremamente meno elastica quella degli assi, capito? Quella degli assi è molto più simile all'asfalto quando rispetto a quella del campo militare. Però, come ti ripeto, a scanso di equivoci, se te devi correre, devi fare le gare sull'asfalto, vai a fare la tecnica di corsa sull'asfalto. Se vieni alla pista di Quarrata dello stadio, è uguale, o asfalto o pista, non cambia niente. Uguale, appunto. No, quando piove però no, è diverso, è molto più scivolosa. Allora, Ah sì, senti, tra l'altro. caro Fulvio, Roberto Molin che fa sempre delle domande, come dire, va a mettere sempre puntini sulle i. Ciao Roberto, grazie delle domande. Ci dice, come reagisce la pista con le varie temperature fra l'estate e l'inverno? Reagisce come tutta la gomma. Si La gomma lo indurisce sa fare d'inverno l'estate e l'inverno, si indurisce e si d'inverno allenta d'estate. e si allena l'estate. Per cui l'inverno paradossalmente è molto meno dannosa l'inverno che non l'estate. Perché? Perché è più simile all'asfalto, estremizzando la situazione. E diciamo che è anche una causa per cui le piste si rovinano, perché sono all'aperto e quindi, essendo gomma, Essendo cambiamento climatico. gomma, questi sbalzi di temperatura, te guarda lo sbalzo di temperatura che c'è in questi giorni, si fa da 0 1 grado la mattina ai 14-15 gradi, l'ora più calda. Sono quasi 20 gradi di escursione termica, sono. Diciamo che è tanta roba, per cui questi materiali di questo tipo non è che poi siano così tranquilli, siano così contenti di fare. Per cui poi oggi sai. Le piste di oggi rispetto alle piste di semplicemente 10 anni fa, 15 anni fa, sono diverse. L'evoluzione in questo mondo è stata veramente notevole. Eh sì. Capito? E stanno continuando a crescere.
Caro Fulvio, la Paola Chiodelli ci conferma, ha detto, io ho sofferto di fascite plantare e anche le scarpe chiodate per il cross hanno contribuito. Un po' irritata, poco da fare. Sì, perché noi ci stiamo parlando delle scarpe rodate della corsa in pista. Il solito discorso vale per i cross, no? Gente che non si usa mai le scarpe rodate, fanno una gara di corsa campestre, si mettono chiodi e dopo probabilmente ti vengono dolori. E poi aggiunge, andavo anche in pista a divertirmi senza allenamento, solo per divertenti gare. Insomma, dice, combinavo tutto e la fascite plantare non mi abbandonava. Fulvio, grazie No, no, infatti. per La fascite plantare era tutta contenta, mi i consigli. faceva compagnia la mia amica Paola. Viveva insieme a lei, era sì. un'amica del cuore. E allora, altra conferma, caro Fulvio, il nostro amico Leonardo Pancio Barba. Ci dice che in pista sono arrivato a fare 18 km di medio ed ho provato sulla mia pelle quello che ha detto poco fa Fulvio. E quindi ci conferma tutto. Infatti, quali sono gli allenamenti vietati in pista? Eccolo qua. Che sono degli allenamenti che sono vietati, le ripetute lunghe, l'abbiamo detto prima, in medio e la corsa lenta. Quest'estate un signore calabrese diceva: io devo in tutti i modi fare 12 km di medio in pista. Guarda, cambiamo allenamento perché se deve fare 12 km di medio in pista non va bene. Ha voglia di cambiare giro, cambiare senso ogni 5 giri. Capito? Diventa sempre un allenamento che fai su una superficie e non è più adatta. Quale può essere l'escamotage in questo momento, in questo caso, se uno proprio ne può fare a meno? Metti che è nel centro di Milano, non sa cosa fare, c'è l'arena a Milano, va bene, cosa fa? Cerca di correre all'esterno, dove il terreno è più duro e comunque il perimetro è un po' più grande, Non ha capito? quell'elasticità che ha la pista, quella. Capito? Ora l'arena di Milano, per la fattispecie, c'è uno spazio fuori bellissimo, per cui uno può tranquillamente cercare di fare un allenamento di questo tipo correndo nel parco Sempione, no? Per cui lì è molto bello, pur restando vicino all'arena, però non in tutti i casi c'è sempre una parte di cordolo in genere all'esterno, non sempre, molto spesso. È meglio però fare il medio fuori. Oppure se uno deve fare 3 volte 5.000, fallo Si fa tre in volte, pista. ma anche Anche no. no, capito? Ma nemmeno 3 volte 3.000, ti posso dire, Si fa perché diventa un po' pesantuccio. un bel 7 km e Oppure mezzo all'andata, 7 km e mezzo al ritorno e ha sistemato per farne meno. a volte sento dire che qualcuno fa il lento in pista. Lento, Lento in buon pista. coraggio. Che ci vuole eventualmente. Sono allenamenti che senza il minimo dubbio, Dio, sono vietati, capito? Vietati fare questo tipo di allenamento in pista, capito? Bene, 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 caro Fulvio. Intanto saluto le nostre amiche Twin Runner, che Ioana e Andrea, che ci stanno seguendo. Sempre Leonardo ci dice: fascite plantare mi ha accompagnato per mesi ed ho risolto solo cambiando scarpe. E questo Questo probabilmente è molto corretto. poteva essere le cause, ve l'ho raccontata la mia storia, la mia esperienza, la fascite plantare. Dopo la maratona Beh, di sì, ve l'ho Matera. raccontata. Fatta la prova, fatto 6 km con le scarpe, con la tassa di carbonio, fascite immediata. Proprio. Fortunatamente, un bravo osteopata di vicino a Firenze, con una manovra e poi andando un po' in bicicletta, correndo un po' lentamente, mi è passata abbastanza velocemente, anche che forse mi sono fermato subito, però è una brutta bestia. E le scarpe spesso creano questi tipi di problemi, qui bisogna stare molto attenti, anche perché si torna sempre lì, non alleniamo i muscoli dei piedi. Nel caso mio, perché io mi sono preso la fascia plantare? Perché dopo la maratona di Malaga, per 5 giorni avevo camminato, ma i miei esercizini che faccio tutte le mattine avevo smesso di farli. E allora, mea culpa, Ma è grandissima me colpa, la Fulvio, sono grazie. cercata e me la sono beccata. Vabbè, diciamo con poco te la sei cavata, dai, tutto sommato, Sì, dai. mi è andata bene.
Bene, caro Fulvio, allora la Sabrina, Sabrina la Bibi. Ciao Sabrina, ciao. Da circa 10 mesi corro con delle Nimbus 24 neutre. Dopo 650 km si sono consumate dalla parte interna. E qui già ha detto un numero magico, secondo me, cara Sabrina, 650 km. Allora, Quindi, cara Sabrina, come abbiamo avuto aspetta, modo Fulvio, di dire? finisco la Ah. domanda. Ti dico, quindi l'appoggio non è neutro, posso continuare ad usarlo o devo cambiare tipo di appoggio? Allora, 650 km sono un numero abbastanza importante. Come abbiamo avuto modo di dire altre volte, se sono consumate nella parte interna, non vuol dire che la scarpa sia consumata. Per vedere se la scarpa è consumata, la trovate davanti agli occhi e vedere se la scarpa pende verso l'interno, se l'intersuola sta cedendo verso l'interno. Se l'intersuola cede verso l'interno, allora vuol dire che la scarpa è da cambiare, ma questo non vuol dire che de debba cambiare questa scarpa per prendere una scarpa antipronazione, perché guarda, non più tardi di 3 giorni fa, esatto. Oltre a quello che sto di continuo a leggere, il discorso della scarpa antipronazione è un po' un'arma a doppio taglio. Non bisogna mai dimenticarsi che una certa pronazione per noi esseri umani è normale, fisiologica. Per cui non è obbligatorio, appena vedi che uno cede leggermente il piede verso l'interno, andare a cercare un supporto antipronazione. Le donne specialmente tendono a essere più pronatrici rispetto agli uomini, ma questo non vuol dire che tutte le donne si debbano mettere le scarpe antipronazione. Capito? Capito. Questo no, assolutamente. Poi le scarpe di oggi non sono come le scarpe degli anni 70 o semplicemente primi anni 80, che avevano un supporto, un'intersuola bassissimo. Oggi sono tutte estremamente protettive, anche le più scarse, soprattutto le scarpe che dice lei, le Nimbus 24, sono una scarpa che ha un bel supporto anche mediale. Per cui sta tranquilla, se deve cambiare le scarpe, prenditi pure un paio di scarpe neutre, non andare a cercare a incasinarti con le scarpe antipronazione, perché rischiano di farti venire dolori da altre parti. Lo sai quanta gente si è messa la scarpa antipronazione e le è venuto problema alla bandelletta e dopo sono stati mesi per togliere? Per cui scarpa neutra nel 99,99 e 99% dei casi, esercizi di propria cintiva. Capito? Stai in piedi su un piede solo. Stai in piedi su un piede solo, farti la tavoletta se ce l'hai, ma semplicemente basta stare in piedi con un piede solo, sia scalza sia con le scarpe, l'altra gamba che non appoggia, divertiti a muoverla. Noi si dice, non si fa l'esercizio dell'alfabeto, no? Uno scrive l'alfabeto, scrive alla fidanzata, al fidanzato, scrive una lettera, fa quello che gli pare. L'importante è che muova, e così i muscoletti che quando il piede appoggia in terra tendono a cedere si rinforzano e questo ti dà un ulteriore aiuto a non avere problemi. Comunque, guarda le scarpe, anzi, se c'è davanti, guarda e dimmi come sono, così almeno si fa qualcosa a dire. Bene Fulvio, allora, aspettiamo un attimo se ci risponde così. Intanto Tony c'è un invito Fulvio, Tony Susino da Pozzallo dice Fulvio ti vogliamo in Sicilia in qualche gara, ti aspettiamo tipo strada Ragusa. Vengo anch'io Fulvio, Tony vengo anch'io perché... La Sicilia è una regione che conosco abbastanza poco. Sono stato qualche volta a Palermo quando lavoravo in FIDAL. A Messina ho presentato il libro Andiamo a correre, e nel comune di Messina, molto bello. E poi un'altra volta sono stato a fare un altro convegno, mi hanno invitato ad Alcamo. Alcamo, un bel paesino che mi ricordo andare a correre la mattina, una bella visuale, sì. Per cui dai, se mi fai sapere farò in modo di venire a qualche gara in Sicilia, così approfitto di visitarlo. Dai, vengo anch'io in Sicilia perché io quando vado in Sicilia sono sempre contento. Bene, 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 caro Fulvio. Leonardo, sempre, il nostro amico Leonardo Pancio Barba, ci dice il problema dei medi su strada è quello di avere riferimenti chilometrici come in pista.
Beh, Leonardo, se conosci il Sì. percorso, ormai con... Allora, Leonardo, guarda, io ho vissuto questa noi qui da noi a Firenze eravamo fortunati perché avevamo le ascine. Noi alle ascine avevamo segnato, ho visto che è segnata ancora, questi 6.750 metri di giro delle ascine ha segnato. Oggi però ti può aiutare molto il Garmin. Il satellitare oggi ti aiuta molto, capito? Per cui oggi i satellitari sono molto più precisi rispetto a quelli di una volta, per cui te in media lo puoi fare tranquillamente con il satellitare. Cioè, oggi anche noi, la maggior parte delle persone, si allena con i Garmin, capito? Non è più come una volta quando bisognava andare a segnare con la vernice i percorsi dove si facevano gli allenamenti, perché io l'ho fatto questo discorso. Per cui spero tu ci abbia un satellitare, usa un satellitare, se no. Oggi sono ad altissimo livello, procura un satellitare e fai tutti i meriti che tu vuoi su strada. Basta La non pista mettere. c'ha questo difetto di quale ti parlavo prima. Intanto Guido rischia di indebolire il piede, però Guido, sono rimasto indietro, quindi non so a quale domanda, a quale informazioni ti riferisci. Casomai, se ci rifai la domanda completa, ti rispondiamo. Mentre abbiamo il Ford 83 che ci dice: buonasera, signor Fulvio. Quanto può essere la durata media di una scarpa in fibra di carbonio? Durano poco, ragazzi. Queste durano veramente poco, durano meno dell'altro. Se una scarpa, diciamo, fra virgolette, normale, dura 500-600 km e questi li dura con quella fibra di carbonio, andano a farti 400. Poi dipende un po' dal modello di scarpe. Ci sono delle, ora non voglio fare troppi nomi, però ci sono delle scarpe che durano un po' di più e delle scarpe che durano un po' di meno, dipende un po' da come sono strutturate. Sì, poi se trovi il modello sbagliato, nel senso sbagliato come Sì. concessione, eccetera, anche Comunque, poi sono dentro scarpe in c'è. genere che ne usa con massimo 400 km, cosa sono da buttare via. Sì. Bene, bene, bene. Abbiamo risposto anche a questo in attesa di altre domande. Anche stiamo andando abbastanza bene, caro Fulvio, sia sulle domande. Cosa ci è rimasto? Cosa ci è No, c'è rimasto rimasto da dire da il dire? codice di comportamento. Vabbè, fa altre cose, ora poi me ne guardo. Il codice di comportamento in pista. Perché Beh, questo è importante. quando. Ah, aspetta che Sì, è Guido, scusami importante. Fulvio, la domanda che dicevo prima, è arrivato Guido, è arrivato, il supporto antipronazione per i corridori neutri, quindi dice, può essere, fammi trovare, rischia di indebolire il piede, era la domanda, il supporto antipronazione. Io sono abbastanza sfavorevole, cioè contrario al supporto antipronazione anche per i pronatori. Escluso che non siano pronatori proprio con una grandissima pronazione e che la pronazione sia da entrambi i piedi. Figuriamoci per i neutri. Per i neutri ti posso dire, perché oltre a quello che si legge nella letteratura, è semplicemente. Qualche anno faccio questo lavoro, per cui non ho visto gente che si è messo le scarpe antipronazione perché magari il negoziante ci aveva da venderle, oppure il negoziante ha sbagliato, oppure perché gli facevi il colore, oppure per altri motivi, e sistematicamente si sono presi i problemi da altre parti. Che può essere lo stesso il tendine d'Achille, ma spesso sono o i tibiali, o quasi sempre quello che viene fuori è la bandelletta iliotibiale, perché scarpa antipronazione su appoggio neutro, bandelletta, me li sente. Questa saldatura che c'è all'altezza del ginocchio, la parte laterale, viene spesso messa sotto pressione e ti crea questo problema. Per cui, ripeto, le scarpe di oggi, e più che si va avanti e vedo che sono scarpe sempre più strutturate, state tranquilli, anche se non sono antipronazione, vi proteggono. Siamo super protetti, Come avere per cui l'istantino in non c'è macchina nel problema. cruscotto dell'automobile, più o meno. Eh? Come avere l'istantino nel cruscotto Sì, dell'automobile. esatto. Sì. Senti Fulvio, ci Sì. dice Tiziana Rocci, e poi torniamo alla nostra pista. Appoggio neutro, viaggio a 5 e 15.
Per prima maratona ho preso le Vaporfly 2, per la prima mezza, scusami. No, per prima maratona ho preso le Vaporfly 2 perché mi sono trovata bene nella mezza. Cosa ne pensi? Se ti sei trovata bene nella mezza, quasi sicuramente andrà bene anche nella maratona. Per cui riprovala, soprattutto mettitela per fare lunghi. Provala nei Per fare lunghi. lunghi. Sì, quando comincerai a superare i 30 km, che solamente qualche allenamento di più di 30 km lo farai, vedi un pochino com'è la reazione. Se ti trovi bene, fai pure la maratona. Dacci anche Capito? qualche info, Tiziana, dove farai la prima maratona, così siamo curiosi, siamo. Sì. Magari sì, ci siamo. Vediamo se ci siamo. Intanto, Guido ci dice che sta leggendo, andiamo a correre, veramente bello. Grazie. Massimo invece, Massimo Off ci dice, fate una diretta sui comportamenti da usare per chi corre di sera. Ci sarebbe tanto da dire, secondo me. Si può. Potrebbe essere un'idea. Noi siamo sempre, grazie al cielo, non ci mancano le idee per fare le trasmissioni, tanto è vero. Fra un po' Stefano vi dirà quella che diremo la volta prossima, però questa può essere un'idea, teniamolo presente su cosa fa per correre di notte, che è molto molto interessante. Molto interessante. Tiziana Roma. E allora, cara Tiziana, Roma. probabilmente ci vedremo proprio lì. Probabilmente ci vedremo a Roma. Sicuramente ci vedremo all'Expo. Io ci sarò all'Expo sicuramente. Farò un Io se salto. sto bene sarò invece al via. Ah, già, è vero, sì. E Vedremo. quindi vediamo che cosa succede. Vediamo, caro Fulvio. Bene. Allora, detto ciò, Fulvio, c'era una cosa importante. Abbiamo detto il comportamento in pista, che è una Sì, cosa. completamente un pista, perché quello che si vede, no? Mentre c'è 3 o 4 podisti, fanno ripetute in pista e dopo dove fanno il recupero? Mettere ripetute in pista come bisogna fare per noi. Lenti, la pista, noi lenti, tra virgolette, mezzo fondisti, eccetera. La corsia è la prima corsia, Sì. dove fanno il recupero in prima corsia. E No. non è sbagliato. Perché? Perché quell'altri che usano la pista come te, se te sei lì a correre a 7 km, gli rompi le scatole. È quasi E come quindi il correre al recupero, contrario. esatto, Forse forse peggio. peggio, sì. E quindi sì, perché gli intralci. Dove si fa il recupero? O all'interno della pista, all'interno del cordolo, o oltre la All'interno. sesta corsia. Tanto che te frega. Sei lì. Altro comportamento, secondo me, da evitare per chi corre in pista, soprattutto da solo, ancora in gruppo, è quello di fare riscaldamento e defaticamento correndo in prima corsia. Il riscaldamento in genere si fa addirittura fuori dalla pista. Fuori O dalla pista. comunque lo fai all'interno della pista, o comunque oltre la sesta corsia o l'ottava corsia che sia, comunque fuori dalla pista, perché non devi intralciare gli altri corridori o gli altri lanciatori o chi frequenta la pista. Attenzione quando siamo in pista, perché in pista si possono fare anche recuperi in diagonale, no? Sì, ha voglia, puoi Però farti tutto lì. se te fai un recupero in diagonale mentre c'è un lanciatore giavellotto che lancia un giavellotto, un martellista che ti spara un martello Un vicino, fisco che ti arriva all'altezza attenzione, della testa. un disco così, attenzione, perché nella pista non c'è soltanto gente che corre, ma c'è anche gente che salta, cioè soprattutto che lancia, saltatori poverini sono tranquilli, hanno il loro spazio, ma un giavellotto, e non è la prima volta che l'abbiamo sentito parlare in passato. Un giavellotto che vibra nell'aria e ti arriva su un piede, altro che fascite plantare, insomma. Ho detto un piede per non parlare di altre parti. Per cui attenzione molto, per cui noi i recuperi cerchiamo di evitare di attraversare la pista. Se non c'è nessuno va tutto bene, ma se ci sono altri atleti che fanno altri tipi di specialità, corriamo all'interno della pista e facciamo il recupero laddove non si disturba nessuno. Perché un codice, diciamo, una specie di codice di circolazione ci vuole, capito? Un codice Altra etico, sì. cosa aggiungo, caro Fulvio, quando si attraversa la pista, perché a volte si viene dal tipo dal defaticamento, ci si mette all'interno della prima corsia,
oppure da riscaldamento, non si guarda, si entra e arriva un duecentista lì che sta facendo Esatto. le sue prove e a volte sono anche dolori, sono perché per tutti e due, perché a certe velocità il rischio è alto di farsi anche male, scarpe Sì. chiodate e Sì. così via. Quindi guardare sempre a destra, a meno che non ci sia il furbetto che diceva prima Fulvio, è cosa al contrario, guardare sempre a destra, è bene guardare sempre a destra e a sinistra. Bene, Ok, poi. bene Fulvio, l'ultima cosa che abbiamo forse detto ma non abbiamo approfondito, poi c'è una domanda anche di Alex, che è sempre sulle scarpe, la concentrazione in pista. Ah, bello. Cioè, La concentrazione. una delle, diciamo, dei pregi delle cose positive della corsa in pista è che uno riesce a stare concentrato. Perché? Perché quando uno sta in pista pensa soltanto a quello che deve fare, capito? Soprattutto se è uno agonista, uno che ci tiene a fare le cose in un certo modo, uno soprattutto che va forte, perché quando sei in pista non c'hai da guardare il panorama, va bene, c'hai soltanto da pensare a quello che sta facendo, questo ti aiuta. Un'altra invece, un altro aggancio della pista è soprattutto per chi non ama fare la pista, per qualcuno la pista può essere importante proprio perché uno che fa certi tipi di allenamenti che per lui possano sembrare noiosi, li deve fare con l'idea, dice: io faccio questi allenamenti che sono noiosi, di correre in pista, però se io riesco a fare questi allenamenti, io dopo riesco ad andare forte sulla strada. E quindi questa è una forma di mental training, di associazione mentale, in cui uno supera un disagio per dopo trovarsi bene in una situazione, fra virgolette, normale. Questa è una delle cose che può essere usata. Ho detto, se uno per qualche motivo si trova a dover correre in pista, perché che ti posso dire, uno che vive nel centro di Milano, mi viene in mente Milano, no? Non sa dove andare a fare le proprie ripetute, va all'arena e magari sta tremendamente sulle scatole e corre all'arena, va all'arena, fa pista all'arena, Madonna, scatole, corre all'arena, però sa benissimo che correndo all'arena, in questa situazione di disagio psicologico, dopo andrà fuori a correre la mezza maratona di Monza, la maratona di Roma, sarà avvantaggiato. Perché? Perché si è fatto un mazzo tanto, oltre da un punto di vista fisico, anche da un punto di vista psicologico, mentale, a correre in pista, però dopo si sentirà riavere quando va a correre su spazi all'aperto, su spazi liberi. Capito? Queste sono altre associazioni che sono molto importanti nella corsa in pista. Bene, caro Fulvio, molto interessante. E qui c'è invece un consiglio per Alex. Abbiamo parlato prima di periostite, eccola qua che arriva. Periostite tibiale interna. Scarpe antipronazione, sì o no? Assolutamente no. Bene, stata No, no, no. Su questo sono molto. categorico. Sono molto categorico, sì. Per cui scarpe neutre, le scarpe esercizi. Guardate, ragazzi, che la maggior parte dei problemi dal ginocchio in giù, ma anche dal ginocchio in su, vengono perché non si fanno esercizi. Capito? Bisogna prendere sistematicamente l'abitudine, anche la mattina, proprio come routine mattiniera, uno deve dedicare 10 minuti a fare 5-6 esercizi che tu si trova durante tutti i giorni. Il Certo. discorso della fascite plantare, famoso esercizio che si fa per l'allungamento del polpaccio a fine allenamento, oppure salire su uno scalino e scendere giù con il piede, va fatto una mattina sì e una mattina sì. Tutte le mattine. Capito? Eh sì, l'esercizio per il tibiale, sicuramente il nostro amico conoscerà, non va fatto a fine allenamento, va fatto tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, perché bisogna creare adattamento. L'adattamento lo crei, non se lo fai in modo sporadico. Adattamento vuol dire adattarsi a fare quella cosa lì. Te devi dire ai tuoi cavolo di muscoli che devono fare come tu vuoi, non come vogliono loro. Sì. Capito? Per questo te devi essere duro con i tuoi muscoli, duro in senso positivo,
cioè li deve dire o si fa così, capito? Perché se no, se li lasci stare, se sei superficiale, loro se ne sbattono e ti fanno venire male il tibiale piuttosto che da un'altra parte, capito? Ci vuole un po' di tempo, ci vuole un po' di pazienza, me ne rendo conto, però uno nella vita può scegliere, no? Sono come quelli che vogliono dimagrire e non vogliono mettere, Di non voglio si mangiare vogliono quello che mettere a vuole. dieta, capito? E allora uno sceglie, Bene, fa quello che bene, bene. vuole. Zio Eugenio intanto ci dice asfalto a vita, troppi problemi in pista. Vai con l'asfalto, zio Eugenio. Grande Allora, zio Eugenio. che domenica, se non mi sbaglio, era a Verona, zio Eugenio. Se, mi sembra di averlo Grazie, visto a tanti. Verona, forse se non mi sbaglio. Caro Fulvio, a proposito di Verona, a proposito. Dice Alex, andrò di eccentrica alla grande, bravo Alex. Bravo, bravo del centro. Va del centro, vedrai, ti trovi bene. È E tu. centri caporella, dai. Eccentrica forever, ci dice Fulvio. Bene, sì, esatto, ci dice zio Eugenio, era a Verona. Ci può indicare, ci dice Insetto Stecco 81, i 5 esercizi da fare? Abbiamo un po' già accennati gli Te esercizi, caro Fulvio. li posso fare, te li posso ridire un'altra volta. Poi credo l'argomento la volta prossima sia proprio sugli esercizi, se non mi sbaglio. Caro Fulvio, sai che Comunque, l'argomento della volta prossima, io ho una scaletta che mi va fino al 15 di febbraio, lo dico no, in diretta. è fino al 22. E allora Comunque, dico, lo risolviamo immediatamente perché ho un mi attimo sono di perso pazienza. Lo qualcosa. guardo sul computer che è qui. Lo dico subito, poi si dice l'esercizio a questo ragazzo. Eccoli qui. Perché si fa per dire. Uscirà, elenca argomenti trasmissione. Un giorno si apre a volte, è già aperto. Noi parleremo come evitare i 6 infortuni di corsa più comuni ai Ah, runners. me lo segno. E te hai gli argomenti fino al 22, perché dopo in settimana o inizio di quest'altra ti darò un'altra serie di argomenti che tratteremo nelle prossime puntate. E allora mi sono preso la stampa vecchia, caro Fulvio, nella fretta perché ce l'avevo fino al 15. Così ora ci Comunque mettiamo. nell'ultima email che ti ho mandato oggi pomeriggio lo trovi. Ci aggiorniamo con le prossime puntate, tranquillamente. Comunque, i 4-5 esercizi, giusto per rispondere a lui, Vai. sono l'esercizio classico: si fa per il polpaccio, no? Si appoggia con le mani alla parete, si mette il piede dietro, gamba distesa e si fa quell'esercizio lì. Stesso esercizio fatto piegando il ginocchio, allunga il tendine d'Achille, e questi li abbiamo già detti due. Bene. L'eccentrica: sali sullo scalino, scendi giù con il piede, con un piede solo, risali con due piedi e siamo già a tre. Se vuoi il quarto esercizio, quello per le cosce, prendi il piede, prendi la mano, il piede con la mano e prendi il ginocchio perpendicolare e avvicini il tallone al sedere. E questi sono già quattro. In questo esercizio, semplice, semplice, ti metti giù con la schiena, va bene? Cerchi di portare i ginocchi dietro la testa. Va bene, quindi ha fatto un discorso semplice che ti serve però per allungare i muscoli della schiena. E questi sono quattro esercizi, i 5 esercizi primi che mi vengono in mente che si può fare tranquillamente. Dopo, Poi la c'è volta anche, prossima, parliamo e questo porto tutti. Sì. è una sorta Sì, di esatto. parlando di Vangelo, parlando, se si parla in termini ecclesiastici, si può parlare di Sì. abecedario come quando c'era Pinocchio che andava a scuola. Sì, C'è scritto veramente tanto qui. tutti i tipi che corrono, gli esercizi li trovi quante vuoi. Visto che citi i tipi che corrono, sui tipi che corrono c'è la lunghezza di ogni corsia. Perché, per esempio, 400 metri, praticamente fra ogni corsia c'è circa 7 metri di differenza. Per Il cui se famoso te gap. corri, il famoso gap. Sui tipi che corrono c'è proprio una scaletta dalla prima corsia alla nona corsia. Per cui se ti può divertire a vedere quanto misura la nuova corsia, lo provi lì. Va bene. Casomai Oltre a tutta la seta.
Casomai uno può anche capire quando guarda le gare in pista che dice, ma come mai quelli sui 400 metri guardano uno più avanti, uno più dietro Esatto, e così via. uno può capire anche queste E questo ci riesce a capire. Intanto il certo Stecco cose. andrà a comprare i tipi che corrono, bravo, e a noi Sì, fa sì, sì. molto piacere, soprattutto a Fulvio Massini. Fulvio, ho visto è uscito anche, l'abbiamo già citato la settimana scorsa, un po' di vacanze, sono uscite ufficialmente. Vacanze Sono uscito impegnative, ufficialmente. soprattutto. No, sono impegnativo perché si cerca di divertirsi, si divertisce a fare quello che ci piace, no? Le nostre vacanze sono fatte sempre di tre momenti, anzi, in questi giorni devo rifare un po' il programma in cui aumenterò più la parte divertimento, in cui c'è sempre una parte di ginnastica tutti i giorni fuori che uno, una parte di svago, in cui a seconda dove siamo andiamo a fare delle passeggiate o facciamo delle escursioni. Un giorno alla settimana non si corre, quindi si va a fare un'escursione che varia a seconda dove siamo. C'è sempre una parte di teoria, che sono dei dibattiti, e quest'anno penso di ridurre un po' come durata, perché a volte erano anche troppo lunghi, in cui però uno può fare tutte le domande che vuole. Io chiaramente farò un'introduzione su vari argomenti, che sono alimentazione, mental training, metodologia di allenamento, si parla di postura, si parla un po' di tutto, e tutti i giorni, oltre a dei test, facciamo i test di valutazione della velocità di riferimento, facciamo la tecnica di corsa o ripresa video, poi commentiamo la ripresa video, facciamo dei test di mental training, parliamo di metodologia di allenamento, parliamo un po' di tutto quello che è il nostro mondo, e tutti i giorni facciamo questo. E sono queste vacanze organizzate in questo modo. Chiaramente negli spazi uno c'ha anche, la gente non può stare con la famiglia, no? Proprio nell'ottica che sto cercando di organizzare c'è anche spazio per poter stare con la famiglia. I Ma posti certo. sono posti estremamente belli, perché ho offerte di farle anche da altre parti, e vado a vedere ogni tanto qualche altro posto, però ti posso dire che come mi cito tranquillamente l'Hotel dei Coralli all'Isola d'Elba, l'hotel Zirm Post a Corvara, che potete andare a vedere sul sito che tipo d'albergo è. Molto bello. Lo Sì, scorso anno sono che tra andato l'altro te l'ha vista. Sì. a trovare Fulvio e mi ha fatto vedere veramente un bellissimo posto. E l'hotel Union addobbiato, posto che frequento dalla bellezza di 15 anni, e che non cambio perché comunque è un albergo che si presta alle nostre esigenze, capito? Confermo anche qui che ci sono stato. Sì, quindi sono molto belli, con delle location particolari, insomma, dove c'è spazio per fare la teoria, dove c'è spazio, dove la cucina è fatta in un certo modo, perché anche su bisogna tenere, cioè ci sto attento, insomma, che la gente non si alza dal tavola con la fame oppure sta male, Certo. anche perché intervengo di persona quando Con ci la sono delle bacchetta cose che non vanno. No, anche. no, sai, sì, appunto, c'è la bacchetta che uso, vedi, questa è la bacchetta famosa che uso nei confronti degli chef. Degli No, chef che non a sono volte bravi. succede, no. No, d'altra parte, quando si va in un posto bisogna che richieda a certi presupposti, no? Perché se no è inutile che io predico in un certo modo, dopo mando la gente in un posto dove la pensano. Il concetto di loro è diverso rispetto a quello che penso io. Me lo Capito? conferma anche la Paola Chiodelli, che ha provato Dobbiaco e Esatto. l'Elba, caro Fulvio. Beh sì, la Paola, sì, è vero. Bene, Sì. quindi. Bene. Sul Quindi, sito, se naturalmente, volete. tutte le informazioni. Sul sito fulviomassini.com ci sono tutte le informazioni. Poi ve le ridiremo anche Sì. Ci nelle prossime rivedremo. puntate. E Parlo. meglio. La volta prossima spero di darvi anche un'altra notizia su un viaggio che ancora non ve lo dico, però lo sto organizzando assieme all'agenzia alla quale collaboro, che cercherò di organizzare a fine anno. Lo sto organizzando ora, aspetto soltanto il programma definitivo, ma ve lo dico la volta prossima quando Vai, avrò un visto il programma po' di definitivo. curiosità. Eh Io sì. intanto domenica, se tutto va bene, caro Fulvio, sono a Carrara. C'è una bellissima maratona che si chiama White Marble Marathon. Maratona 30 km, 21 e 10 km. Sono ancora aperte le iscrizioni, tra l'altro, per chi lo volesse. E poi direzione Napoli per il 26, per la mezza di Napoli, che si appresta a diventare la seconda mezza più partecipata d'Italia.
sì. Veramente, Napoli City Half Marathon, questo è il nome che saluto i nostri amici organizzatori. Io invece domenica sarò molto più vicino, sarò alla mezza di Scandicci. Beh, la mezza di Scandicci insieme Comunque alla sarà a nostra Scandicci. Stefania, tra Sì. l'altro troverai lì Sarò lì. Stefania, che salutiamo e che saluto tutti gli amici di Scandicci perché sono veramente, veramente bravi Sì, sono brave persone. Sì. nell'organizzazione. Ricordo, dalla Sì. prossima settimana, mercoledì prossimo, memorizzate, mettete un bel segui su live.runner, se comunque avete già il segui sicuramente sulla pagina di Fulvio Massini, che quando sarà in diretta, Fulvio Massini, consulenti sportivi, quando sarà in diretta vedrete la notifica. Noi ci trasferiamo dalla prossima settimana su live.runners, sempre su Instagram naturalmente. Buonanotte Fulvio! Buonanotte a te, Dov'è buonanotte a il tutti cuore? e ci vediamo. Eccola. Il Eccolo! cuore Che e batte, la che batte, che bacchetta. batte! Bene, Ciao, ciao a dai, tutti, ci grazie per vediamo, essere alla stati con prossima. noi! Ciao, grazie a tutti, ciao, buona serata.